giornalismo differenziato, una battaglia che deve partire anche da Napoli contro Salvini, contro la Lega. Beh, direi proprio sì, sì, apprezzo anche stamattina, purtroppo con la concomitanza di tanti eventi non posso andare, ma ho visto anche un'iniziativa molto bella nella nostra università. Credo che questa è una delle battaglie più importanti. Credo che adesso, dato anche il voto, ci sarà un'accelerazione di Salvini, è quasi uno di quegli argomenti su cui può cadere il governo, perché non credo che il Movimento 5 Stelle può assecondare l'autonomia differenziata. L'autonomia differenziata, rectius la secessione dei ricchi, porta alla dissoluzione dell'unità nazionale, è un progetto eversivo che non può essere compensato di dire diamo l'autonomia differenziata a tutte le regioni, no, la proposta di De Luca. Invece, siccome vorrei sfidare la Lega sulle autonomie, perché ho anche rispetto di alcune posizioni della Lega assunte soprattutto in alcuni contesti territoriali, lavoriamo su una vera autonomia, che è quella degli enti locali di prossimità, è quella dei comuni, dove c'è l'elezione diretta del sindaco, è quella dei territori. Costruiamo un'Italia unita che valorizzi maggiormente tutte le autonomie, che affidi alle regioni il ruolo di programmazione ma non di gestione del potere, che non concentri tutto il potere in qualche regione. Pensate un po', faccio solo un esempio: se andremo a realizzare la sanità differenziata e l'istruzione differenziata, avremo l'istruzione del Lombardo-Veneto e avremo non solo un'accentuazione della migrazione di pazienti, ma avremo la migrazione dei medici. Quindi è proprio la fine dell'unità nazionale. Quindi su questo credo che i 5 Stelle non potranno cedere, ma siccome Salvini andrà avanti, noi nei prossimi 30 giorni sapremo, dalla TAV all'autonomia differenziata a qualche altro argomento, se questo è ancora un contratto che li tiene insieme nelle fondamenta di sabbia oppure continueranno insieme per una voglia di attaccamento alla poltrona.